Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qua con Ricky, lo vedete, la sua cicatrice che ormai lo contraddistingue, ma vi fa capire che dovete essere come l'araba fenice. Ricky, come stai? Bene, 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 bene. Tutto bene. Con te oggi voglio affrontare il tema del front lever. Ok. Allora, facci vedere innanzitutto un front lever, Ricky. C'è un front. Sì, lo facciamo qui alla sbarra bassa, sposto anche qui. Ok, ecco il front lever di Ricky, lo vedete? Quindi scendi pure, altrimenti non scende più, ci possiamo anche mangiare sopra. Allora, cosa possiamo osservare di questo front lever? Ricky, sicuramente in un altro video avrete visto tutto il lavoro che abbiamo fatto sul discorso delle spalle, deve affrontare una leva molto molto difficile e deve avere anche un addome molto molto forte per eseguire questo. Ricky, come affronti il discorso del front lever solitamente? Quali esercizi fai? Allora, sicuramente adesso in scheda ho una progressione lineare per quanto si parla del discorso front lever pull up, front lever chiuso, lavori a braccia tese, quindi i classici raising front lever, gli screen maker, comunque tanti esercizi dinamici. Guardiamone tre, dai, tre esercizi dinamici. Io direi partiamo dalle screen maker, front lever e screen maker. Okay. Vuoi farcelo vedere sbarra alta o bassa? Sbarra alta. Andiamo alla sbarra alta. Come fare l'ice cream maker? Quindi guardiamo Ricky, sta impugnando la sbarra, vedete? Sì, solitamente io tendo a tenere una presa leggermente più chiusa, non proprio neutra. Ok. Proprio per facilitare leggermente l'esercizio se si vanno a fare tante serie. Si va in chiusura. Quindi chiusura e lui va ovviamente in front lever full. Ricky, ti chiedo, faccela vedere in tuck. Quindi partiamo proprio da una propedeutica semplice. Quindi ice cream maker lo vediamo con le ginocchia flesse in modo tale da ricapitolare un po' tutto il movimento. Okay. Quindi vediamo ginocchia, partiamo flettendole, partiamo chiusi, vedete? Qui Ricky va sopra la sbarra e una cosa a cui osservo sempre io è quella di cercare anche di un po' addurre le scapole. Perché addurre? Per reclutare appunto quei famosi muscoli che vi facciano in modo che non stressate la spalla. Quindi avete visto questo movimento, ice cream maker. Solitamente anche qui ci vuole una corretta valutazione per vedere quante serie e ripetizioni farle. Ti dà molto beneficio, Ricky, fare le figure dinamiche rispetto sì. alle statiche? Sì, più che altro perché mi aumentano poi i numeri in quelli che sono poi front lever pull up. Me ne sono reso conto da quando ho ripreso ad allenarmi. Già solo con l'isometria tenevo 8-9 secondi di front lever, ci avevo perso tanto. Adesso recuperato sono oltre 30 secondi di isometria. Caspita. Front lever pull up, l'ultimo massimale che ho fatto ne ho fatti 18. Caspita, quando l'hai fatti questi? 2 settimane fa. Quindi 18 front lever pull up, andiamo a vedere che cosa sono questi front lever okay. pull up. Quindi sbarra, usiamo questa bassa. Faccio uno. Sì, sì, assolutamente. Teniamoci le zavorre, no, teniamo le zavorre. Qua in questo caso lui è vestito, vedete, questo è un front lever pull up. Faccelo vedere magari in advanced tuck, in modo tale che non andiamo a beccare la sbarra. È un movimento, il front lever pull up, intanto che il nostro Ricky riposa, che ovviamente necessita di avere molta forza in estensione dell'omero, quindi non è un movimento per neofiti. È vero che nei video, tantissimi, ne potete trovare anche in rete, per i neofiti si utilizza una loop. Quindi una loop per agevolare questo movimento. Ci sono anche tantissimi altri movimenti come il rematore, eccetera, gli Australian pull-up che possono inizialmente aiutarci a comprendere come eseguire l'estensione. Quindi ci puoi far vedere come utilizzare la loop? Sì, allora io solitamente utilizzo sbarra alta e parallela sotto, proprio per comodità. Però facciamo che farli direttamente qua. Ok. Quindi ho passata doppia, non solitamente si lega per comodità, io mi trovo... dipende dai giorni. Lego, faccio passare sotto il sedere in base alla variante ovviamente che devo andare a lavorare. Se lavoro in full, logico, la terrò così. Vedete? Se devo lavorare una variante più semplice, passo all'advance, metto l'elastico non più sotto il sedere ma sulla zona lombare, onde evitare che scappi.
e da qua. Perfetto. Quindi che cosa vuoi andare, oltre a raggiungere il front lever, cosa vai a enfatizzare a livello di fisico con questo movimento? Sicuramente possiamo vedere su Ricky, andiamo a vedere bene il gran dorsale e tutta la componente estensoria. Quindi se vuoi anche potenziare il deltoide posteriore, la tua spalla, il gran dorsale e avere sostanzialmente un gran dorsale enorme, una schiena enorme, puoi inserire nella tua routine un esercizio del genere. Quindi il front lever pull up, ovviamente nella propedeutica, quindi non è un esercizio solamente per andare ad apprendere il front lever, ma può essere utile per dare una zavorra comunque alla tua tirata, quindi è un po' come fare un pulley ad esempio, dove andate a tirare in palestra sostanzialmente, quindi può essere un esercizio molto molto utile anche a questi fini. Un terzo esercizio, andiamo a vedere i pulse, sì. Il front lever. Andiamo a vedere come si fanno di chi. Beh, anche qua logico, si possono lavorare tutte le varianti. Vedete, questa è la versione full, ovviamente, mentre per chi ha le prime armi andiamo a vedere quella in tuck. Quindi in tuck cosa vuol dire? Pieghiamo le ginocchia, vedete che col collo del piede Ricky va a cercare la sbarra. È molto importante tenere questo assetto, vedete la linea che sta tenendo Ricky, e fare soprattutto un movimento con testa del femore, spalla e comporre. Facci vedere magari Ricky il movimento fatto male, dove il bacino va su mentre la schiena sta ferma. Okay. Quindi se ne vedono veramente tanti, dove voi tirate sul sedere, ecco, questo non è un pulse in tuck, ma è semplicemente una chiusura, quindi è come se andaste a fare una retroversione del bacino, invece il movimento deve essere tutto fatto insieme. Quindi mi raccomando, che dire, tutto ciò va strutturato all'interno di una corretta routine, come vi dicevo prima, trovate tutti i link in descrizione, mi raccomando, seguite anche Ricky sui suoi social e tutta la sua ripresa dopo l'intervento al cuore di cui tutti ormai ne parlano. Ci troverete, Ricky parteciperà anche alla Skills Italia molto probabilmente col biglietto che le abbiamo dato proprio come ripresa da tutto ciò che è successo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Ciao ciao.